Ben ritrovati nella cucina di Casa Paturzo. Quest'oggi ho con me due validi aiutanti perché andremo a realizzare un dolcino per la festa della mamma. Quindi questa non è una puntata in cui pretendere la precisione, pretendere la perfezione, ma sicuramente c'è tanto amore. Andiamo a conoscere adesso quindi i miei aiutanti. Ho con me la piccola Giulia e il mascalzone di casa Alfredo Paturzo. Alfredo Paturzo, perfetto. Ho scelto dei cupcake red velvet perché la red velvet è una torta americana rossa, quindi simboleggia l'amore che abbiamo per la mamma, e perché in America si utilizza proprio per le occasioni speciali. E quale occasione più speciale che festeggiare le nostre mamme? Allora, la prima cosa da fare in questa ricetta, che però è semplificata rispetto a quello originale, è andare a preparare un latticello. Per preparare il latticello ci servirà del latte, un cucchiaio di succo di limone e dello yogurt bianco magro. Poi andiamo a sbattere delle uova con lo zucchero, poi uniremo l'olio di semi di girasole, andiamo poi ad unire anche la farina, dopo vedete tutto il dosaggio, e poi andiamo con gli ingredienti speciali di questa torta, che sono il cacao, l'acido di miele, il bicarbonato o l'ammoniaca, il colorante rosso in polvere perché è quello che colora di più, e poi abbiamo dell'estratto di vaniglia che puoi utilizzare in tante forme, quindi la vanillina, quello in gel, quello proprio liquido, quindi potete scegliere quello che più trovate facilmente. Siamo pronti per iniziare? Sì? Vuoi sentire? Fatemi sentire? Sì! Sì! Ok! Allora, iniziamo dal latticello. Spostiamo questo qui. Giulia, allora, mettiamo qui dentro prima lo yogurt. Vai! Versalo tutto. Ok, va bene così, va bene così. Aspetta, ecco qua. Poi andiamo ad unire il latte. Prendi anche il latte, Giulia. Aspetta, andiamo piano. Versa anche il restante. Ok, benissimo. E poi andiamo ad unire anche un cucchiaio di succo di limone. Questo lo faccio io, se no schizziamo dappertutto. Eccolo qui. Continuiamo a mescolare. Adesso il latticello è pronto. Dobbiamo cominciare a sbattere le uova. Vediamo chi è più bravo. Oh. Vai, vai Giulia, vai! Allora, uno a Giulia e uno a Alfredo, vai! Una alla volta, vai! No, sì, qui. Vai Giulia, vai! Bravissima! Non fate cadere le scorze dentro! Ok! Io! Vai, vabbè, facciamolo fare a lui, eh? Vai, vai! Adesso tocca montare le uova. Chi le vuole montare? Le monti tu, Giulia? Allora facciamo un cambio, vieni Giulia di qua e Alfredino di là. Attenzione! Ecco l'incrocio. Poi ritorni lì. Vai Giulia, con le fruste elettriche, sbatti le uova, le andiamo a montare. Vai! Gira un po' Giulia, vai! Piano piano, piano piano. Adesso Alfredino, unisci lo zucchero, piano piano, vai, versa dentro. Ok, vai Giulia, continua a sbattere. Allora Alfredo, guarda, quando il composto diventa bello bianco e spumoso, quindi vuol dire che si sono montate le uova con lo zucchero, possiamo andare ad unire piano piano, Alfredo, l'olio. Sì, sì, è diventato bianco e spumoso. Alfredo, a filo vuol dire piano piano che deve scendere un filo leggero, leggero, vai. Posso chiudere? No, no, continua a sbattere. Dai, dai. Più dentro, più dentro. Vai. Bravissimi, che coppia. Questo è tutto. Tutto, tutto. Perfetto.
Adesso, Alfredo, è il momento di unire il latticello, quello che abbiamo preparato prima. No, no, non lo assaggiare, mamma, vai. Vabbè, ok. Come abbiamo detto, la perfezione non è richiesta, ma ci dobbiamo divertire. Poiché Giulia giustamente si è un po' stancata, no, di mantenere qui. Sì. Allora, ora andiamo a mettere la farina. Vai Alfredo, vai con il cucchiaio di farina. Un po' tu e un po' Giulia. Via con la farina, vai, vai. Un po' Alfredo e un po' Giulia. Sei pronta Giulia a mettere la farina? Ok. Vieni Giulia, vieni, vieni, dove sei, dove sei? Alfredo, metti dentro e lascia mettere a Giulia, vai. Vai Giulia, vai. Metti la farina. Forse Giulia non la sa mettere. La sa mettere Giulia, la sa mettere. Vai, non ti preoccupare che cade Giulia, non fa niente, vai, vai, vai. Ok, vai Alfredo, metti dentro. Metti dentro, via. Via, via. Olè, e via. Adesso andiamo ad unire tutti gli altri ingredienti. Partiamo dal cacao. Chi lo mette il cacao? Io. Alfredo, vai Giulia, passa il cacao Alfredo. Alfredo, solo il cacao, non la ciotolina a mamma, eh. Solo il cacao. Perfetto, bene. Aspetta Giulia, facciamo prima assorbire il cacao. Adesso vai Giulia con l'aceto di mele, giusto un cucchiaio, che dà il sapore tipico a questa torta. Adesso prendiamo l'ammoniaca, la passiamo ad Alfredino. Amore, però aspetta mamma, che la dobbiamo setacciare, quindi aspetta un attimo che prendiamo un pastino. Tu lo sai fare mamma, vai, setaccia. Ok. Allora Giulia, tu Alfredino l'ha versato e tu lo setacci dentro, vai! Ecco fatto, siete bravi tutti e due! Adesso Giulia mi passi l'estratto di vaniglia, quello in fondo. Ok, versalo dentro. Bene. Adesso Alfredo ha messo il broncio perché vuole mettere lui il colorante. Mamma aveva detto che lo doveva mettere mamma, ma lo facciamo mettere a te. Brava Giulia, vieni. Ok, sorriso, se no non lo puoi mettere. Un sorriso? Un sorriso? Allora, abbiamo scelto un colorante in polvere perché è molto molto più forte rispetto al colorante, quello lì classico che si trova liquido. Vai Alfredo così e lo versi dentro. Non lo far cadere che ti sporchi tutto. Vai. Apriamo la bustina. Perfetto. Hai visto che bello? Amore, non si sbatte, non si sbatte il colorante. Ecco qua. Fa mamma perché poi ti sporchi tutte le mani. Hai visto che bel colore che c'ha? Guarda Alfredo, guarda com'è bello. Siete pronti a vedere la magia? Sì. Pronti? Sì. Chi vuole frullare? Io. Vai. Poi frulla anche Alfredo, vai. Piano piano. Guarda, 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 diventa rosso, guarda, guarda! Guarda! Diventa tutto rosso, hai visto? È possibile! Eh sì, è una magia! Brava! Hai visto che magia? Il nostro impasto è pronto, quindi lo possiamo andare a mettere nei nostri pirottini. Come potete vedere abbiamo preso i pirottini e siamo pronti per andarli a riempire con il nostro impasto cupcake. Facciamoli vedere questi pirottini. Facciamolo vedere. Non lo girare Giulia. Vai vai. Eccolo qui, aspettate. Eccolo qui. Il pirottino. Allora, ora uno una volta me lo passate così lo riempiamo. Per i tre quarti perché ovviamente
l'impasto crescerà e non dobbiamo permettere che esca al di fuori. Perfetto. Aspetta, amore. Ok, chi lo posa questo? Vai. Ora me lo passa Alfredo. Perfetto. Bimbi, ma perché stiamo preparando questi dolcetti per le mamme, no? Ma voglio sapere, Giulia, ma se li merita questi dolcetti la tua mamma? Sì. Perché com'è, buona? È bella? Sì. E quanto le vuoi bene? Dimmelo forte forte. Quanto le vuoi bene? 10. 10! La mamma è lì, ecco perché sta guardando. E tu, Alfredino? Zero. Zero? Ah, tu vuoi bene zero a mamma? Sì? Mamma tua com'è? Male. Vabbè. Giulia, a lui nemmeno un muffin. Alfredino non mangerà nemmeno un muffin. Ah, per punizione. Li mangia tutti, Giulia. Ecco pronti i nostri cupcake, abbiamo fatto un po' di confusione ma ci siamo riusciti. Come sono? Buoni? Per ora sono belli, poi andiamo a vedere se sono buoni. Ora li inforniamo a 170 gradi ventilato e poi vedremo il risultato. Per l'arredo della tua casa scegli Interhouse Arredamenti. Preventivi gratuiti in sede e online. Pagamenti personalizzati su misura per te. Interhouse Arredamenti, design e qualità al miglior prezzo. We can find a place, hold me till the dawn. A million miles away, yeah, I'm already gone. Just wanna be late. Caseificio Antico Casale a Mondragone. La mozzarella di bufala campana con certificazione DOP. Caseificio Antico Casale, 20 anni di prodotti caseari di qualità. E adesso andiamo a preparare il frosting per i nostri cupcake. Che cos'è il frosting? È una crema al formaggio tipica americana. Noi la facciamo con egual parte di panna e mascarpone. E mettiamo anche un pochino di zucchero a velo per renderlo ancora un pochino più dolce. I bimbi, come vedete, stanno assaggiando. Com'è il mascarpone, Giulia? Mascarpone, panna e via. Ma vogliamo montare queste cose? L'assaggio ufficiale l'ha fatto anche Alfredo. E andiamo a montare la panna. Togliete le dita. Alfredo, sali su. Pronti? Via! Questa la dovete mangiare quando è montata. Guardate come si monta. Non mettere le dita. Mi raccomando, la panna va montata fredda di frigo, quindi deve stare almeno 2 ore in frigo prima di montarla. Vai, chi lo vuole fare? Tutti e due, una mano e una mano, vai! Allora, uno mantiene la ciotola e l'altro monta, vai! Ok, vai! Non schizzate tutta la cucina, dopo chi pulisce? Faccio pulire Alfredo! No, pulisce Giulia! No! Mettila dritta, ma... Amore, aspettate per gli assaggi, aspettate! Dobbiamo assaggiare! Aspetta, amore! Vai, assaggia! Di là! No, poco! Vabbè, non li riuscivo a frenare con gli assaggi. Vogliamo mettere anche il mascarpone e poi assaggiate. Oh! Io lo metto. C'hai le manine tutte sporche. Io. Vai.
Mettiamo dentro. Ah, vedi come è risoluta, brava Giulia! Adesso Alfredo, con questo qui, gira piano piano. Ah no, Alfredo, aspetta! Vuoi mettere un po' di questo? Però non tutto, mamma, un pochino. Un po' di zucchero a velo, un pochino, mamma, non tutto. Giulia che sistema, bravissima, vieni, vieni, dopo sistemiamo. Ok, a mamma, va bene così. Adesso piano piano con le fruste, anche lo zucchero devi assaggiare, piano piano con le fruste, lo facciamo amalgamare, però piano piano, piano piano. Giulia mantiene, Alfredo gira, vai. Vabbè, Giulia gira, io mantengo. Vai. Piano piano, piano piano. Giro tondo. Giro, giro tondo? Avete finito? Va bene? Sì. Ok, Alfredo aspetta. E vai con gli assaggi, vai. Com'è? Com'è? Amore. Com'è Giulia? Buono, buono. Allora ora andiamo a prendere i muffin e andiamo a mettere il frosting. Io avevo pensato di mettere il colorato, così è più colorato. No, beh, ma se sono rossi i nostri cupcake, i nostri muffin. Eccoli qui, guardate, sono pronti. Abbiamo messo il nostro frosting nella sacca poche e andiamo a decorare i muffin. Iniziamo da questo? Ok, adesso prendiamo un muffin e lo sbricioliamo. Aspettate, metà lo sbriciola Giulia e metà lo sbriciola Alfredo. Sbriciolatelo. Qui, 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 qui. Giulia, qui sopra, qui sopra, qui sopra. Sbriciola, sbriciola. Lo dovete sbriciolare così. Lo dovete distruggere. Vai che siete bravi a fare queste monellate, vai. E dai. Aspetta, tutto qua, tutto qua, raggruppatelo. Allora, bimbi, adesso ne prendete un po', come faccio io, guardate, e fate così. A pioggia, bravissima Giulia, vai Alfredo anche tu, vai. Bravissimi. Se volete a decorazione potete utilizzare anche dei confettini, dei cuoricini, di zucchero. Si possono utilizzare tante cose, vero Giulia? Un altro pochino? Ok. Siete stati davvero bravissimi. Però i confetti, dai. I confettini, aspetta, ora vediamo se ce li abbiamo e li mettiamo. Ora li mettiamo in un bel piatto a forma di cuore per la mamma. Io me ne mangio uno. E allora ce lo mangiamo uno, ovviamente. Ed ecco impiattati i nostri cupcake red velvet. Abbiamo fatto un bel cuore per la mamma, vero bimbi? Yes! Yes! E abbiamo abbinato un ottimo vino spumante extra dry della cantina Rizzo, che è davvero adatto per festeggiare. E quindi ora che dobbiamo fare, bimbi? Assaggiamo? Pronti per assaggiare? Io. Via! Vai! Vai con l'assaggio, un bel morso! Com'è questo dolcino? Buono. Buono? Io non riesco a mangiare. Dai, vai, vai. Prendi anche la crema.
Per realizzare i cupcakes red velvet abbiamo bisogno di fare prima il latticello con 125 g di yogurt bianco magro, 130 ml di latte, un cucchiaio di succo di limone. Andiamo poi a sbattere 3 uova intere ed unire man mano 200 g di zucchero, 180 ml di olio di semi, il latticello, 280 g di farina, 10 g di cacao, un cucchiaio di aceto di mele, un cucchiaino di bicarbonato ammoniaca, colorante rosso ed estratto di vaniglia. Per la crema al formaggio abbiamo bisogno di 250 g di mascarpone, 250 g di panna da montare e un cucchiaino di zucchero a velo. Non è semplice lavorare con i bambini, ma si divertono e si può fare. Questa è una ricetta semplice, quindi lo potete fare. Se non siete riusciti ad appuntarvi subito la ricetta, come sempre la trovate sulla mia pagina Facebook ed Instagram, La Cucina di Casa Paturzo. E adesso è il momento di fare gli auguri alle mamme. Siamo pronti? Auguri! Tanti auguri a tutte le mamme!